Ci troviamo nella splendida cornice naturale dell'Alpe d'Evero, qui una 4 giorni organizzata dall'Associazione Casa Comune nell'ambito di Libera e del gruppo Abele per raccogliere l'invito contenuto nell'enciclica Laudato Si di Papa Francesco. Ed è qui che abbiamo incontrato Don Luigi Ciotti, chiamato a chiudere con il suo intervento questo ciclo di eventi. Casa Comune è una realtà promossa dal gruppo Abele innanzitutto e poi da una realtà che è nata anche con il gruppo Abele, che è un'associazione di associazioni che si chiama Libera. E nasce proprio per tradurre nella formazione, nel preparare nuove generazioni, nel dare strumenti di conoscenza a chi ha dei ruoli, delle responsabilità in primo luogo, ma anche per coinvolgere un mondo di giovani, per dare più profondità, se no rischiamo di fare slogan e manifestazioni pur importanti, ma c'è bisogno di dare maggiore conoscenza, perché la conoscenza è fondamentale dei problemi, la conoscenza crea consapevolezza, la consapevolezza chiede responsabilità. C'è una responsabilità di un mondo adulto, di essere coerente, credibile, di trasmettere contenuti, valori, soprattutto di saper ascoltare i ragazzi, perché i ragazzi hanno delle domande che sono legate all'oggi che ci pongono. Ascoltare non vuol dire solo udire, vuol dire un ascolto profondo, no, sapere intercettare quali sono le fragilità ma anche le richieste, quali sono quelle domande che arrivano, scaturiscono, e questo bisogno di essere ascoltati, accolti ma anche riconosciuti. Ma attenzione, il Papa ci ha detto una cosa, ha dato sì, ci parla della conversione, e ci dice innanzitutto che i disastri ambientali, i disastri sociali non sono due crisi diverse, ma un'unica crisi socio-ambientale. Ci dice che dobbiamo convertirci verso un'ecologia integrale che salda fortemente queste due dimensioni. Oggi bisogna che ci sia uno scatto in più a prendere coscienza, perché la nostra società si sta suicidando. Allora la biodiversità, i cambiamenti climatici non sono un problema che riguarda qualcuno, devono riguardarci tutti, perché ci stiamo autodistruggendo. Questa è la sesta estinzione di massa, ma la prima che l'essere umano che la sta compiendo.